Con Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo per presentare la 24esima edizione del festival Attraversamenti Multipli a Roma dal 15 al 29 giugno 2024. Ben trovata. Ciao, buongiorno. Raccontiamo cos'è. Percorso che è iniziato nel 2001, lungo, e chiaramente è un festival che ha avuto anche dei suoi cambiamenti, questo lungo percorso, e quest'anno, continuando un po' un arco progettuale che è iniziato nell'altra edizione, siamo al Parco delle Scale. Quindi abbiamo aperto un po' un ragionamento delle relazioni tra le arti performative del contemporaneo e gli spazi verdi della città, i parchi urbani pubblici. Continuiamo a relazionarci, a dialogare con gli spazi pubblici. Questo è un elemento che insomma ha sempre contraddistinto, è stato uno dei pilastri del percorso del festival tutti questi anni, ma mentre prima eravamo nei paesaggi urbani, questa edizione, all'interno di un arco progettuale in realtà più lungo, ci spostiamo in un parco pubblico, che tra l'altro è molto bello perché fa parte del parco archeologico della Pia Antica, per questo cuneo verde all'inizio della Tuscolana, anche molto facilmente raggiungibile, all'interno del quale ci sono due acquedotti, la torre medievale del Torre del Fiscale. Quindi è uno spazio interessante anche perché è nato grazie a una rigenerazione avvenuta attraverso anche delle lotte dei comitati di quartiere di quella zona, perché era uno spazio abbandonato e negli ultimi anni è proprio rinato. E quindi, come sempre, con il pezzo andiamo un po' a toccare dei luoghi che parlano anche della trasformazione della città. Quest'anno, Attraversamenti Multipli si presenta con un programma molto articolato e ricco. Partiamo, come dicevi te, il 15 giugno e presentiamo 7 giorni di eventi artistici a Roma, che sono 15, 16, 20, 21, 28 e 29 giugno, cioè in un arco di 3 settimane sono 7 giornate, e poi ci spostiamo per 2 giorni a Tokyo, questo è il Borgo Medievale di Roma, il 5 e 6 luglio, proponendo 2 giornate dedicate alle nuove generazioni di spettatori. Quanti sono gli eventi organizzati? Abbiamo 36 spettacoli performance specific, quindi un numero bello consistente, presentati da 25 compagnie, di cui 5 compagnie internazionali. All'interno di questo programma presentiamo 6 prime nazionali e ci sono 5 formati performativi che sono stati creati in esclusiva per il Festival. Questo è un altro elemento su cui continuiamo a lavorare, nel senso che stiamo ospitando alcune compagnie in residenza artistica, sempre nei paesaggi urbani naturali, anche per sostenere attraverso il Festival la produzione di performance e di opere artistiche che si relazionano con gli spazi pubblici, con gli spazi urbani, e queste performance vengono presentate all'interno del Festival. La prima giornata, per esempio, è il 15, l'altro elemento volevo sottolineare è la multidisciplinarietà del festival, che come sempre presentiamo spettacoli di teatro, di danza, di musica, con una grande attenzione agli spettacoli che lavorano sulle linee confine tra diversi codici artistici. E stavo dicendo del 15, in quanto la prima giornata è già una giornata che racconta le traiettorie del festival, questo elemento multidisciplinarietà, in quanto partiamo con Akira Yoshida, che è un danzatore coreografo spagnolo, che presenta per la prima volta a Roma Horoimen, che è un che combina la breakdance con l'acrobatica, la danza contemporanea, quindi questo stile ibrido, quindi insomma il festival sempre ha dato molta attenzione. Poi noi abbiamo Alice Davide Sinigaglia, che presentano un concerto ferito su 4 zampe, che è uno spettacolo che intreccia il teatro, la musica, la danza, un po' un manifesto generazionale. Viene proposto a questi due artisti che sono under 30, che ruota anche sul concetto dell'evoluzione, quella che loro definiscono la maledetta evoluzione. Poi alle 22 abbiamo un concerto performativo proposto da Vera di Lecce, Altar of Love, e dalle 7:30 è in azione il percorso sonoro proposto dalla Casa d'Argilla, creato per il festival, dislocato in vari punti del parco, tratto dagli uccelli, un testo di fantascienza che parla dell'ecofobia, del cambiamento climatico, questa natura animale fuori controllo. E sempre il 15, quindi presentiamo in tutto 6 performance, c'è Natural Landscape, che è una performance visual, un videomapping fatto dal collettivo Flexer in collaborazione con Maggio Operativo, e che va a creare un videomapping su tutte le arcate degli acquedotti. Vi ho raccontato il 15 perché un po' il festival si noda in questo modo: ogni giorno c'è un flusso di performance, solitamente iniziamo il primo giorno alle 8 e dalle 7, 7:30, e c'è un flusso di performance con sempre un'attenzione su anche dei linguaggi artistici diversi. Un'altra traiettoria che vi volevo segnalare del festival, in quest'anno che abbiamo anche molto rafforzato rispetto all'altro anno, è tutto il ragionamento sulla sostenibilità. Ci interessa, ci siamo anche importanti in un momento
come il nostro di emergenza climatica, forse in quello che possiamo definire una dinamica di transizione anche verde e di creare e di sperimentare delle forme, delle pratiche più sostenibili sia di produzione ma anche di fruizione per quanto riguarda le arti performative contemporanee. Facciamo tutto il ragionamento all'interno del festival di disallestimento, quindi il festival abita il partito fiscale, non siamo parchi, non siamo pedane, è una scelta, se tutto avviene negli spazi del parco, chi ci è venuto lo sa che anche il pubblico c'è una dimensione molto libera, non chiudiamo le aree spettacolo, c'è una dimensione molto di attraversabilità anche degli spazi e anche di punti di vista multipli in cui si può collocare lo spettatore. E all'interno di questa traiettoria, come dicevo prima, stiamo ospitando delle esperienze artistiche di tre artisti, tra l'altro questa è anche in rete con una rete che si chiama Ecoritmi, fatta da Fondazione Roma Tre Palladio, Etiche e Margine Operativo, che è supportata proprio in questo progetto dall'Unione Europea, che si intreccia attraverso i più ultimi di intrecci di intrecci. E queste tre residenze artistiche, una è quella che sono state scelte attraverso l'Open Call nazionale, a cui c'è stata una risposta enorme da parte degli artisti, anche inaspettata, che racconta anche un'esigenza di avere delle modalità produttive diverse, delle possibilità di produzione anche. Stavo dicendo, queste tre residenze, una è quella di Cosmo, da creare il Cosmolama di Nicola Galli, che è un artista che si occupa di ricerca corporea sul rapporto uomo-natura e in relazione sui paesaggi, e che presenterà Cosmolama il 20 giugno ed è un percorso di run nel parco, progetto quindi di danza veramente in relazione molto forte del paesaggio naturale. Poi abbiamo Ruth di Francesca Cora, che è un artista multidisciplinare che intreccia arte visive, tecnologia, movimento e una poetica, possiamo definire la transmediale, che presenterà il 27 giugno la performance. Tra l'altro il 27 giugno è una giornata dedicata alle nuove generazioni di spettatori anche per attraversamenti multipli a Roma, quindi non so, a Tokyo c'è una giornata dedicata a questa. E tra l'altro Francesca presenta anche un laboratorio di ecodanza e pratiche sportive per l'infanzia. E poi abbiamo il Raccogliepietro di Enrico Malatesta il 28 giugno. Questi sono i tre progetti, hanno un ragionamento molto forte sulla sostenibilità, ma non solo. Sempre il 20 giugno, per esempio, c'è Giselda Rignieri, anche lei danzatrice e coreografa, che presenta prima nazionale uno spettacolo vetro insieme a una musicista, dove la musica è live e viene generata attraverso gli impulsi sonori che sono generati dalle piante, quindi c'è una relazione con l'ecosistema che avvolge il parco Tor Fiscale. Quindi diciamo, queste sono un po' le traiettorie. Ci dai riferimenti web per sapere i dettagli del programma? Tutto sul sito, che è attraversamentimultipli.it, dove trovate tutte le presentazioni delle singole giornate, degli artisti, i luoghi, le modalità di ingresso. 24esima edizione del Festival Attraversamenti Multipli a Roma dal 15 al 29 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo. Alla prossima! Grazie, vi aspettiamo il 15, ciao!